come stanno andando le cose tra Antonella Elia e Pietro Delle Piane. Ce lo spiega la nuova opinionista del GF VIP in un'intervista. Antonella Elia è la protagonista indiscussa dell'intero 2020 televisivo, dalla partecipazione al GF VIP a quella a Temptation Island con l'ex compagno Pietro Delle Piane. Ma per la Elia non è finita qui, infatti tra poche ore inizierà la sua esperienza come opinionista della nuova edizione del Grande Fratello VIP. A poche ore dall'esordio, la conduttrice ha rilasciato delle dichiarazioni sul suo chiacchierato rapporto con l'ex fidanzato. Ecco cosa ha rivelato. Leggi anche, GF VIP 5, Antonella Elia naturale al 100%, mai chirurgia estetica, foto. Antonella Elia sul GF VIP a poche ore dall'esordio come opinionista del GF VIP, Antonella Elia ha rilasciato una lunga intervista al settimanale Gente, in cui ha rivelato come sta vivendo questo momento, il percorso a Temptation Island. Antonella Elia prosegue l'intervista parlando dell'esperienza vissuta a Temptation Island con il compagno Pietro Delle Piane. Antonella Elia e Pietro Delle Piane. Antonella Elia e Pietro Delle Piane sono stati una delle coppie più controverse e chiacchierate dell'ultima edizione di Temptation Island. I due, nonostante l'amore dichiarato, non sono usciti insieme dal reality su sentimenti, a causa del comportamento dell'uomo. Il loro percorso, iniziato in modo sereno e giocoso, dopo pochi giorni ha iniziato ad inclinarsi. Durante le registrazioni, Antonella ha parlato spesso del suo ex fidanzato Fabiano, mentre Pietro ha iniziato una conoscenza sempre più approfondita con la single Beatrice De Masi, con la quale ci sarebbe stato un bacio. Pietro, inoltre, ha speso parole negative per la sua compagna, definendola più volte arida per il fatto di non avere figli e ha rimarcato più volte l'atteggiamento infantile della compagna. Le dichiarazioni su Pietro Delle Piane. Ma come stanno andando adesso le cose adesso tra Antonella Elia e Pietro Delle Piane? Ce lo spiega la diretta interessata nella sua intervista, nessun ritorno di fiamma quindi. Voi cosa ne pensate? Grazie per aver guardato il video. Si prega di mettere mi piace e commentare la tua opinione per farci discutere di seguito. Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità. Ci vediamo nei prossimi video, ciao!